A soffrirne è quasi il 65% delle persone sopra i 60 anni, principalmente nel mondo occidentale. Parliamo dei diverticoli, piccole sacche che si creano lungo la parete dell'intestino e quando avviene spesso nemmeno ce ne accorgiamo perché nella maggior parte dei casi sono asintomatici. È un disturbo del colon abbastanza frequente e oggi ci spiegano tutto, insomma, cercheremo di capire esattamente di cosa si tratta con Roberto Penaggini. Buongiorno e benvenuto, Buongiorno. professore di gastroenterologia all'Università degli Studi di Milano, e Renata Bracale, professoressa di nutrizione umana all'Università degli Studi del Molise. Buongiorno, Buongiorno. professoressa Bracale. Allora, professore, spieghiamo subito che cosa sono i diverticoli e perché si formano. Vedo che lei lì vicino ha Ho un modellino qua, un modellino. modellino di colon. I diverticoli, come già anticipato, sono delle estroflessioni della parte più interna Sì. della mucosa, insomma, del colon, che fuoriescono in punti, diciamo, di debolezza della parete. E questo si verifica, per le contrazioni dell'intestino, per la progressione normale, soprattutto nelle zone dove queste contrazioni sono più forti, che è la parte sinistra in basso, e normalmente la mucosa oppone con la sua elasticità resistenza, ma con l'andare del tempo l'elasticità se ne va e allora possono uscire queste sacchettine, queste piccole estroflessioni che sono i diverticoli. Il che non vuol dire che il paziente abbia disturbi, perché l'80% delle persone che hanno diverticoli non hanno assolutamente nessun disturbo, solo un 20% ha disturbi dell'andare di corpo, dolori addominali a tipo sindrome dell'intestino irritabile, e ancora meno, quindi 1, 2, 3% può avere un'infiammazione acuta di uno E di se questi sono diverticoli. asintomatici, come ce ne accorgiamo? Se sono asintomatici non ce ne accorgiamo. Dobbiamo controllarci, quindi. Direi che non è neanche il caso di preoccuparci, proprio perché nella maggior parte dei casi non avremo delle patologie e ci ansieggeremmo semplicemente. Professore, perché è molto diffuso nei paesi occidentali? È molto diffuso nei paesi occidentali. Uno dei fattori è un fattore, diciamo, ambientale, che è una dieta che ha un minor contenuto di fibre rispetto a altre parti del mondo. Ma non è l'unico motivo, perché anche la nostra predisposizione è importante, la nostra predisposizione a formare diverticoli. E questo lo vediamo, ad esempio, in persone, in etnie che vengono da posti dove ci sono pochi diverticoli e entrano nel mondo occidentale, ad esempio Esempio? giapponesi, ad esempio pakistani, che sì, un po' più di diverticoli quando vengono da noi li fanno, ma rimangono sempre pochi. Quindi una parte siamo noi e una parte è il nostro Quindi ambiente e c'è stile una di vita. predisposizione, ma anche dei fattori di rischio. Vediamo un Esatto. attimo una grafica dove, insomma, abbiamo elencato, perché spieghiamo quali possono essere gli Esatto, altri sicuramente uno fattori. l'abbiamo già detto, è l'età, per cui L'età. la frequenza aumenta da un 5% da Esatto. giovane fino a un 70%. Poi sicuramente il sovrappeso, la scarsa attività fisica e il fumo sono importanti, e questo soprattutto per sviluppare disturbi, che è la cosa importante. La dieta povera di fibra ne abbiamo parlato, e anche nell'infiammazione acuta dei diverticoli i farmaci antinfiammatori sono un fattore di rischio, e quindi quando abbiamo un evento acuto di dolore è bene che anche per altri motivi, se possiamo, non li Allora, prendiamo. abbiamo detto che i sintomi possono essere simili a quelli del colon irritabile. Come facciamo ad accorgerci che non è quello, ma si tratta È di quest'altro. diverticoli? Beh, la sindrome dell'intestino irritabile è un po' una nostra caratteristica del nostro corpo, del nostro intestino, per cui ce la portiamo avanti dalla nostra gioventù con degli alti e dei bassi. Invece qui i nostri disturbi iniziano più tardi, iniziano a mezza età. Quindi con un alvo assenza di disturbi fino a 45, 50 anni, 60 anni, e poi iniziano i disturbi. E un'altra cosa anche, nei disturbi da diverticoli tante volte vi sono degli episodi di dolore che durano anche più di un giorno, il che è più difficile Quindi è nella un sindrome campanello dell'intestino. d'allarme È un che campanello dobbiamo d'allarme. ascoltare. Allora, però, una volta, insomma, che abbiamo capito che c'è qualcosa da controllare, quali sono gli esami che dobbiamo fare? Allora, l'esame principe che ci permette di vedere se ci sono diverticoli e di vedere anche se l'intestino laddove ci sono i diverticoli è infiammato, che ci dà delle informazioni poi per il trattamento, è la colonscopia. Anche la colonscopia virtuale, quella fatta con la TAC, ci è utile per vedere i diverticoli, e lo possiamo scoprire anche se facciamo anche una TAC dell'addome per altri motivi. Allora, collateralmente si possono vedere
la presenza di verticoli. Professoressa Bracalli, allora l'alimentazione è sempre al centro, no, della nostra salute e del nostro benessere. Per quanto riguarda i diverticoli, quali sono gli alimenti che ci possono aiutare ad evitare l'infiammazione? Allora, sicuramente, come lei ha detto e come ha preannunciato il professore, fondamentale è la presenza di fibra. Di fibra, perché deve essere, le raccomandazioni, le linee guida per una sana alimentazione sono di 30 grammi. Qual è il tipo di fibra che dobbiamo scegliere? Esatto. Da dove deve arrivare? Ecco, prevalentemente la dieta mediterranea, ancora una volta come dieta occidentale, è l'unica che ci porta sulle nostre tavole 5 porzioni di frutta e verdure, quindi dobbiamo rispettare questa frequenza. Verdure che trattengono l'acqua, molto importanti, quindi voglio immaginare le zucchine, gli agretti, gli asparagi, ma anche la cipolla, tutte verdure che in qualche maniera idratano, okay, il nostro intestino, perché altro fattore fondamentale è l'idratazione, quindi molto importante per esempio bere acqua, esatto, 10 bicchieri, 2 litri di acqua al giorno. Tutti diciamo 2 litri d'acqua al giorno, ma quanti di noi realmente si idratano il nostro intestino e il nostro corpo? Ma ricordiamolo, bere quando non si ha sete, no? Esatto, bere normalmente. Esatto. Un bicchiere, io dico sempre ai miei pazienti, un bicchiere ogni ora. Okay. Questo è molto importante, e bere lentamente, questo permette realmente al corpo di idratarsi e quindi di idratare il nostro intestino. Ma io, professoressa, qui tra i cibi no, vedo qualcosa che viene sempre considerato salutare da utilizzare, tipo le fragole, per esempio i lamponi, il cetriolo, i pomodori, perché no? Kiwi? No, perché in questo caso abbiamo i semini. Kiwi, okay, fragole possono avere semini. Semini possono essere dei fattori che infiammano, okay, o se ci sono i diverticoli possono aumentare l'infiammazione, quindi dobbiamo stare attenti ad evitarli. Questo è uno dei fattori. Però la frutta ci viene incontro perché contiene fibra, quindi dobbiamo soltanto mangiare? Esatto, saperla scegliere, quindi immagino le mele, le albicocche, le pesche in questa stagione, il melone che contiene tanta acqua. E quindi solamente la scelta del tipo di frutta, esatto, anche del tipo di verdura. Esatto. Professore, però parliamo spesso di cura e spesso si sente parlare di antibiotici intestinali non assorbibili. Ma che cosa vuol dire? Di cosa si tratta? Sì, queste sono una delle possibilità che noi possiamo utilizzare. Si tratta di antibiotici i quali in maniera un po' selettiva sono contro quella che sono la parte del nostro microbiota che è più pro-infiammatoria, quindi riequilibrano un po' la flora intestinale nel senso di renderla meno aggressiva, perché sappiamo che anche il nostro microbiota è importante poi nella genesi dei, certo, sintomi. E quindi dei cicli questi antibiotici, alcuni giorni al mese, può essere utile in una parte dei pazienti, solamente in coloro che hanno dei sintomi particolarmente diciamo severi. Così come può essere utile anche dare dei cicli di probiotici che anche in questo senso hanno la logica aiutare di migliorare, di diversificare il nostro però, microbiota. Però abbiamo visto che insomma i sintomi dei diverticoli possono essere simili ad altre patologie intestinali. Sì. Se ritardiamo troppo il consulto con il medico, quindi magari siamo un po' leggeri, no, nel pensare a noi stessi, a cosa possiamo andare incontro? Allora, due cose, quindi uno per quanto riguarda la malattia diverticolare, andiamo incontro a un peggioramento della situazione anatomica e infiammatoria, okay, del colon, e quindi iniziamo a trattarla diciamo più tardivamente, sì, sia da un punto di vista dietologico che da un punto di vista medico. E dall'altro, siccome proprio i sintomi possono essere anche dovuti anche ad altre patologie del colon severe, non solo alla sindrome dell'intestino irritabile come diagnostica differenziale, è importante che ci facciamo vedere per e che poter ci controlliamo, fare una diagnosi corretta. Allora, quando i diverticoli si infiammano, si chiama diverticolite, arriva la diverticolite. Esattamente di cosa si tratta e che cosa dobbiamo fare in quel momento? Esatto, anche qui è un sintomo importante, nel senso solitamente il paziente avverte un dolore addominale, molto spesso nella parte sinistra in basso dell'addome, un dolore che va avanti diverse ore, che si associa a gonfiore, talvolta
alla stitichezza e una febbricola. Quindi è un dolore fisso, è un dolore fisso. Che non passa. Okay. È un dolore che il paziente riconosce di non aver mai avuto prima. Questo è il punto importante, certo, per cui vada dal medico per farsi vedere. Ok, professoressa Bracale, allora abbiamo un'infiammazione in corso dei diverticoli. In questo caso, come dobbiamo mangiare? Che cosa? Astenersi. In questo momento di infiammazione acuta, assolutamente non mangiare, quindi far passare questo momento, quindi sotto stretto controllo medico clinico. Dopodiché, quando l'infiammazione passa, si può iniziare con una dieta, direi, semiliquida, quindi qualcosa che è veramente di molto leggero, e sempre idratare l'intestino, molto importante. E per quanto tempo dobbiamo mantenere questo tipo di finché l'infiammazione non è passata, e poi piano piano, lentamente, ritornare alla fibra, e quindi di nuovo frutta, verdura, cereali integrali, anche questi sono molto importanti, prima non l'ho detto, per evitare di nuovo infiammazioni acute. Grazie, grazie professoressa Bracale, grazie professor Penaggini. Grazie.